Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Menefab03. Oggi faremo il confronto della JBL Extreme Fake e la JBL Extreme Originale. Il confronto principale è basato su delle casse, perché quella cassa lì ne ha due, principalmente una di qua e una di qua, che servono per tutto, fanno alti, medi e bassi. Qui invece abbiamo quattro casse, una, 2, 3 e 4, che servono le due più alte, le due più alte servono per gli alti, le altre due per i bassi, che comunque fanno anche i meditoni. La differenza sta anche scusate, questi qua si chiamano basso radiator, servono per aiutare la cassa a far uscire il suono più basso. Quindi, come vedete, questa qua bisogna spingere di più e questa qui va giù come niente, quindi questa qua fa un po' schifo. Poi non si saranno rovinati. Ok, questo qui è materiale schifoso, questo è un buon materiale. Anche come peso si differenziano molto. Questa qui pesa 2 kg e qualcosa, adesso non mi viene bene in mente. Questa pesa neanche 1 kg, ma questo è fatto tutto dalle casse, dalla componentistica che è dentro. Ora proviamo a fare un confronto di suono tra questa e questa. Calcolate che questa cassa costa 200 euro, questa 50. Questa per accenderla bisogna tenere premuto qui, che e fa questo casino qua. Ok, così dice che è connessa. Io voglio mettere una canzone che ha dei bassi da subito, quindi metto Guba, anche se di sicuro questo video non verrà monetizzato quando si avrò una certa popolarità, diciamo. Quindi iniziamo con il volume al minimo, così come sentite non sento niente. Aumentiamo il volume a metà. Ora lo alziamo al massimo. Come vedete, in questa cassa non si muovono praticamente neanche i due bass radiator. Si muovono, ma si muovono veramente pochissimo. Ora spegniamo questa e facciamo andare quella. Da spegnerla basta tenere schiacciato qui e fa questo suono. Questa qui è per la modalità, cioè mi sembra anche la radio su questa cassa. Abbassare o cambiare traccia, accenderla, questa qui non serve a niente, è lì tanto per bellezza. Questo qua per aumentare, questo qua mette in pausa la traccia. Ora tocca al bestione qui. Mettiamo solo questa così qui. Allora, questa qua per accenderla basta fare così. Come sentite, già il suono è molto diverso. Schiacciamo il tasto per il Bluetooth. Ok, si è connesso. Torniamo all'inizio. Abbassiamo il volume. Così abbiamo la canzone. Poi alziamo più o meno a metà. Now we catch him at the chicken spot. I'm a couple times. Fuck that nigga with 100 shots.
molto di più. Comunque avete molta, ma molta più qualità del suono, anche perché, come avete visto, negli altri nell'altra non si muoveva neanche il tipaster guitar. Questa qui quasi si spaccano. Per spegnerla fare così. Beh, ragazzi, questo video può concludersi qua. L'unica cosa che vi posso dire è: se prendete un originale e non trovate le case esterno, se prendete una cassa fake potete metterla su questa. Naturalmente vi dovete togliere il coso, questo lo togliete perché se no vi prendono per testa in vita. Oppure potete andare in giro a flexarvela dicendo che l'avete modificata voi. Bella raga, iscrivetevi al canale.